famiglie evacuate nel Crotonese e nel Catanzarese, scuole chiuse e strade interrotte nel Reggino, il presidente della provincia di Catanzaro chiederà al governo il riconoscimento dello stato di calamità naturale. Il maltempo causa danni ad acquedotti e condotte, manca l'acqua in molte zone. 54 persone fermate, sigilli a beni per 8 milioni di euro, sgominata dalla DDA di Catanzaro e dalla Guardia di Finanza, un'organizzazione dedita al traffico internazionale di cocaina, eroina e hashish. La Procura di Vibo ha aperto un'inchiesta sulla morte di un 77enne di Spilinga nel Vibonese. L'uomo, dopo essere stato visitato, era stato dimesso dall'ospedale di Tropea, dove si era recato per dei dolori al petto. Il 77enne è deceduto nella sua abitazione. Il figlio scrive alla Lorenzin, invii gli ispettori. Festa per i 90 anni di Confindustria a Cosenza, il compleanno con il presidente nazionale Vincenzo Bocci e gli imprenditori del territorio. Buonasera dalla redazione del TGTN, il maltempo anche oggi in apertura, famiglie evacuate nel Crotonese e nel Catanzarese proprio a causa del maltempo, strade interrotte, problemi alla linea ferroviaria, sospeso il traffico nella tratta Catanzaro-Lamezia. Intanto il presidente della provincia Enzo Bruno chiederà al governo lo stato di calamità naturale, intanto scuole chiuse mentre continuano le verifiche da parte della protezione civile e delle prefetture. Il servizio di Rosalba Baldino. Le luci dei soccorritori nella nebbia con la pioggia che continua a cadere a Girifalco, dove l'asfalto accartocciato lentamente sprofonda. Segnalare il pericolo, il primo intervento per evitare ulteriori disagi. La terra e l'acqua formano il fango e l'auto intrappolata nel cedimento della circonvallazione scivola verso il basso. Anche oggi niente scuola per i ragazzi del vicino liceo scientifico. La pioggia per 30 ore ininterrottamente si è abbattuta sul Catanzarese, causando danni soprattutto alla viabilità. Diverse strade chiuse o percorribili solo in parte a causa di frane, smottamenti e allagamenti. I corsi d'acqua hanno raggiunto il limite massimo. Evacuate le famiglie che vivono nei rioni Votapozzo o Foce Tacina tra le province di Catanzaro e Crotone. A Cutro evacuate 20 famiglie per un totale di 45 persone. Rischiano l'isolamento alcuni nuclei familiari che vivono nella frazione Cuturella di Cropani, dove il torrente Umbro minaccia l'unica strada d'accesso all'abitato. Ancora chiusa la strada statale 106 nel tratto del comune di Squillace. Disagi anche nell'area di Germaneto, alla periferia della città capoluogo, dove sono collocati sia l'università che la sede della giunta regionale. Niente lezione per gli studenti a Catanzaro, Lamezia e molti centri del Crotonese per disposizione dei sindaci. L'asfalto viscido ha provocato incidenti come quello che vi mostriamo sulla strada per Borgia, dove un'auto si è ribaltata per fortuna senza conseguenze gravi, rallentamenti alla circolazione. Nel Reggino riaperto al traffico il ponte Allaro sulla statale 106 con un senso unico alternato. Sempre nel comprensorio metropolitano dello Stretto è stato necessario l'intervento di carabinieri e vigili del fuoco per alcune persone in difficoltà. La situazione viene monitorata dalla Protezione Civile e dalle prefetture. Il presidente della provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, chiederà al governo la dichiarazione dello stato di calamità naturale dovuto ai danni causati dal maltempo su tutto il territorio provinciale. Bruno ha reso noto di aver già informato della situazione il prefetto Latella e il presidente della regione Mario Oliverio. E sempre a causa del maltempo, problemi idrici un po' in tutta la regione, da Cosenza e area urbana alla Locride fino al Catanzarese, acquedotti messi fuori uso da guasti sulle linee elettriche e condotte danneggiate. La Sorical è intervenuta in diverse zone. Sentiamo Gianluca Pasqua. Ecco l'impianto di sollevamento Nasceiume che alimenta l'acquedotto Abate Marco e la fonte di approvvigionamento di gran parte della città di Cosenza e del suo comprensorio. Il maltempo ha mandato in tilt l'impianto che si trova nel territorio di Verbicaro, lasciando senza rifornimenti i serbatoi situati sulla linea che conduce al capoluogo. Solo nella tarda serata di ieri i tecnici dell'Enel sono riusciti a ripristinare il funzionamento del Nasceiume dopo alcune ore di lavoro sulla linea elettrica, riattivando la fornitura d'acqua in partenza dalle vasche della Mula situate a San Donato di Ninea.
La Sorica l'ha fatto sapere che alle 21.15 è ripresa l'erogazione per i comuni di Cosenza, Mendicino e Castrolibero. Un altro problemino, la città dei Bruzzi, si era verificato al serbatoio di Via Rada a causa di un guasto alle idrovalvole. Una perdita aveva causato la riduzione della portata nell'area servita alla cisterna cittadina. Ma in tutta la Calabria si soffre per i danni causati dal maltempo ad acquedotti e condotte. Nelle ultime ore si sono resi necessari interventi dei tecnici della Sorical che hanno lavorato a Palmi e a Locri nel Regino, a Santa Domenica di Talao sul Trionto e ad Alli nel Catanzarese. Le immagini che vi proponiamo sono state girate durante il sopralluogo su un elicottero della protezione civile dei tecnici della Sorical che hanno sorvolato l'area dove insistono la condotta Vasca di Magisano e il potabilizzatore di Santa Domenica, zone impervie dove i tecnici che hanno individuato la rottura dovranno spingersi domani per effettuare le riparazioni necessarie. Durante i lavori sarà interrotta l'erogazione in gran parte della città di Catanzaro. Saranno effettuate delle manovre per garantire un'equa distribuzione dell'acqua che è ancora nei serbatoi e una tubotte servirà alla zona di Petricciolo. Alla luce di questa situazione, anche per domani, mercoledì 25 gennaio, a Catanzaro resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Lotta alla criminalità scoperta e disarticolata dalla DDA di Catanzaro e dalla Guardia di Finanza, un'organizzazione costituita da più 'ndrine, di 'ndrangheta, vibonesi, crotonesi, regine, in grado di gestire un importante traffico internazionale di cocaina, eroina e hashish. Ben 54 le persone fermate in varie regioni italiane, sequestrati i beni per 8 milioni di euro. Acclarato ancora una volta il rapporto privilegiato delle coste calabresi con i cartelli sudamericani, nell'affare anche incensurati imprenditori e commercianti. Sentiamo Marisa Fallico. Le immagini dall'alto e da terra rendono conto plasticamente dell'imponenza dell'operazione Stammer scattata all'alba, coordinata dalla DDA di Catanzaro, condotta dai finanzieri del nucleo tributario, del GOA e del GICO, con la cooperazione dell'Agenzia Nazionale del Crimine Inglese, della Polizia Colombiana, della DCSA, la Direzione Centrale Antidroga Italiana, imponente per i 500 uomini impegnati, supportati dalle unità antiterrorismo cinofile e aerea per i provvedimenti eseguiti, 54 fermi e 20 avvisi di garanzia notificati in Calabria e in altre 7 regioni per il sequestro di beni per 8 milioni di euro. Nel mirino diversi sodalizi riconducibili alle 'ndrine Fiare di San Gregorio di Pona, Pititto, Prosta Mogliannello di Mileto, quella di San Calogero, organizzazione satellite della potente cosca Mancuso di Limbadi, nonché alcune 'ndrine della piana di Gioia Tauro e di Crotone. Una sorta di holding capace di operare sullo scacchiere internazionale, di gestire tonnellate di cocaina, ma anche eroina tornate in auge dopo la riorganizzazione dei talebani in Afghanistan, hashish e marijuana, partite trattate direttamente con i cartelli sudamericani, i cui emissari sono stati spesso in Calabria. Accertato un accordo per l'importazione di 8.000 kg di polvere bianca, poi sequestrati in Colombia nei pressi del porto di Turbo, dove stava per essere imbarcata per arrivare nei porti di Gioia Tauro, Genova, Napoli e Livorno, e proprio qui sono stati individuati e bloccati 63 kg di cocaina purissima, un carico di prova. Ma nell'inchiesta Stammer, gli uomini delle Fiamme Gialle e il procuratore Gratteri, con i suoi aggiunti e sostituti, hanno, grazie ad un'attività info-investigativa da manuale sul territorio nazionale e internazionale, individuato anche gli altri canali di trasporto, voli aerei con scalo alla Mezzia Terme, motonavi e sommozzatori. Lo stupefacente veniva poi smistato in Italia e in Europa, in particolare Spagna e Olanda, dove l'andrangheta calabrese ha entrature molto forti e radicate. Un colpo durissimo per le consorterie, sia per i fermi, sia per le perdite economiche. Si stima che il valore dello stupefacente sequestrato, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato 1.600.000.000 di euro. Le indagini hanno consentito di accertare che nell'affare hanno investito anche insospettabili e incensurati, commercianti, imprenditori, ristoratori, e per i pagamenti ai narcos si utilizzavano cittadini colombiani e libanesi residenti in Italia da tempo per depistare gli inquirenti. Curavano dunque tutti gli aspetti logistico-finanziari, non esitando a volte ad esibire la potenza militare, a cominciare dalla disponibilità di Kalashnikov. Siamo riusciti ad indagare e a fermare questa notte moltissimi degli attori protagonisti di questa produzione, coltivazione di cocaina in Colombia, fino ad arrivare alla distribuzione all'ingrosso in Italia. Prova ne è che abbiamo coinvolto questa mattina 15 procure d'Italia per la convalida di questi fermi.
E lo avete sentito, coinvolta nell'operazione di oggi anche Lendrine Vibonesi. C'è un filone tutto vibonese nell'operazione Stammer, infatti le indagini della DDA di Catanzaro hanno consentito di disarticolare un'organizzazione estremamente complessa, composta da diversi sodalizi criminali dell'area vibonese, riconducibili all'Andrina Fiarei di San Gregorio di Pona, all'Andrina Pititto Prosta Mogliannello di Mileto e dal gruppo Egemone sulla contigua San Calogero, organizzazioni satellite rispetto alla più nota ed egemone cosca dei Mancuso di Limbadi, con la sostanziale partecipazione delle più note andrine della piana di Gioia Tauro della provincia di Crotone. Clan calabresi assolutamente a loro agio nel contrattare direttamente con i cartelli sudamericani l'importazione di 8.000 kg di cocaina, partita questa che grazie alle indagini degli investigatori è stata sequestrata in Colombia quando era già stata stoccata e nascosta in una piantagione di banane non distante dal porto di Turbo, mentre in Italia, nel porto di Livorno, le fiamme gialle sequestravano il cosiddetto carico di prova, consistente in 63 kg di cocaina pura, occultata all'interno di cartoni contenenti sempre banane. La base operativa dell'organizzazione era dunque in provincia di Vibo Valentia, mentre fiumi di cocaina sono stati intercettati nei porti di Gioia Tauro, Napoli e Genova. La droga arrivava dalla Colombia. Il denaro destinato ai cartelli veniva consegnato dai calabresi direttamente ai cittadini colombiani e libanesi da anni residenti in Italia, ai quali veniva affidato il recapito in Sud America. Il tutto avveniva attraverso persone insospettabili, incensurati, personaggi gelati dietro una facciata di liceità, spesso legata ad attività commerciali che vanno dalla ristorazione alle strutture ricettive turistico-alberghiere, alle concessionarie di automobili, caseifici, bar e tabacchi, con partecipazioni anche in cantieri navali e aziende agricole, che non disdegnavano di fare affari con le potenti ndrine vibonesi tramite delle puntate per l'acquisto all'ingrosso della cocaina. La Procura di Vibo ha aperto un fascicolo sulla morte di un 77enne deceduto domenica notte nella sua abitazione di Spiling. L'uomo, un insegnante in pensione, dopo essere stato visitato, era stato dimesso dall'ospedale di Tropea dove si era recato 5 ore prima per via di alcuni dolori al petto. Nel corso della notte però il 77enne ha di nuovo avvertito un malore e a nulla sono valsi i soccorsi. Il figlio del 77enne ha inviato una lettera aperta al ministro della Sanità Lorenzin chiedendo che il ministero invii gli ispettori. Dolore, sconforto, ma anche rabbia, tanti dubbi e tanti interrogativi per i familiari di Antonio Francolino, l'insegnante in pensione di 77 anni di Spilinga, morto dopo essere stato dimesso dall'ospedale di Tropea, dove si era recato qualche ora prima per forti dolori al petto. I medici del nosocomio, dopo averlo visitato e tenuto in osservazione, lo hanno rimandato a casa, ma a distanza di poche ore, di nuovi dolori e il decesso. Inutile il soccorso degli operatori del 118 intervenuti nell'abitazione dell'uomo. Dopo aver presentato un esposto alla procura di Vibo che ha aperto un fascicolo, acquisendo la cartella clinica e disponendo l'autopsia per accertare eventuali responsabilità e negligenze, la famiglia ha deciso di non fermarsi solo all'autorità giudiziaria e si è rivolta anche al ministro della Salute Lorenzin. In un'accorata lettera aperta, il figlio Dario Francolino, dopo aver esposto i fatti, esprime tutte le sue perplessità sulla gestione del caso. Perché è stato dimesso subito? Perché non è stato ricoverato o comunque mandato in una struttura adeguata? Secondo il figlio del pensionato non sarebbe stato rispettato il protocollo. Da qui la richiesta al ministro di inviare i suoi ispettori per collaborare con la magistratura e fare luce su quello che ritengono un caso di mala sanità. Questo, si legge nella lettera, per onorare la sua persona che aveva scelto di tornare a vivere in Calabria perché aveva fiducia nella Calabria e nei calabresi e invece questa fiducia è stata tradita. Parole che restituiscono il dolore ma anche la determinazione ad avere giustizia, a sapere se il padre poteva essere salvato o se è stato un fatto imprevedibile, ineluttabile. Sono le domande che ci si pone sempre di fronte a decessi sospetti o presunti tali. La perdita di un familiare è già traumatica, dolorosa. Se poi c'è anche il dubbio che a causarla siano state negligenze e imperizia, beh, diventa ancora più difficile accettarla. Alla procura il compito di fare chiarezza sia nell'interesse della famiglia Francolino che dei medici dell'ospedale di Tropea.
E il ministro Lorenzin ha chiesto informazioni proprio agli ispettori ministeriali su quanto successo all'ospedale di Tropea, dove appunto un uomo è morto a poche ore dalle dimissioni dal pronto soccorso del nosocomio. Il ministro ha chiesto informazioni proprio per valutare il da farsi in merito alla vicenda. Sta meglio il bimbo di 11 anni rimasto ferito nell'agguato di giovedì scorso a Lamezia, agguato, ricorderete, in cui è rimasto ucciso lo zio. È stato dimesso il bimbo di 11 anni rimasto ferito giovedì scorso a Lamezia Terme nell'agguato costato la vita allo zio Francesco Berlingeri, di 57 anni, commerciante di etnia roma, ucciso davanti al suo negozio mentre stava scaricando delle cassette di arance da un furgone. Il bimbo quel giorno era insieme allo zio quando si è avvicinata una moto. In pochi attimi il dramma. Il killer ha sparato 4 colpi di pistola contro la vittima designata. Un proiettile di rimbalzo ha raggiunto il bambino ad una gamba. Trasportato all'ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia, il bimbo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la rimozione del proiettile che si trovava vicino a vasi sanguigni molto delicati. Secondo quanto si è appreso, il bimbo ha raccontato ai sanitari di aver sentito un forte dolore alla gamba, poi più nulla. Adesso il piccolo è tornato a casa, sta meglio. Difficile però cancellare le immagini di violenza e di morte a cui ha assistito. Il killer ha portato a termine la sua missione nonostante la presenza di un ignaro bambino. Intanto proseguono le indagini per far luce sul fatto di sangue. Gli inquirenti hanno ascoltato numerose testimonianze e visionato le immagini delle telecamere presenti nella zona. Il lavoro va avanti per individuare movente e autore dell'agguato. Adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Nuova allerta meteo lanciata dalla Protezione Civile per la Calabria. Dal pomeriggio di oggi per le successive 18-24 ore si prevede il persistere di precipitazioni sull'intero territorio regionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità e da forti raffiche di vento. Due persone sono state soccorse nel Regina dopo essere state sorprese da esondazioni di torrente. A Laureana di Borrello i carabinieri hanno salvato una persona rimasta bloccata nell'auto. In località Pellaro invece i vigili del fuoco hanno soccorso alcune persone rimaste coinvolte in uno smottamento di terreno, una delle quali è stata recuperata in barella. Due famiglie sono state evacuate a Cerva, centro della Presila Catanzarese, dopo che la loro abitazione è stata interessata da una frana, frane e smottamenti in tutta la zona, franata anche la strada che collega gli abitati di Petronà e Belcastro. Il GIP del Tribunale di Vibo Valentia non ha convalidato il fermo di indiziato di delitto nei confronti di Alessandro Ciancio, 23 anni, di Acquaro, nel Vibonese, arrestato venerdì con l'accusa di aver ucciso il 22enne Rosario Mazzi e di aver gravemente ferito il fratello, Simone, di appena 18 anni. Il giudice ha però emesso nei confronti di Ciancio un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di omicidio volontario e tentato omicidio. 10 anni di reclusione, questa è la richiesta di condanna avanzata dal PM di Catanzaro nei confronti della donna ucraina di 33 anni che il 17 agosto del 2015 avrebbe ucciso la figlia neonata in un'abitazione di Montepaone nascondendone il corpo in una valigia all'interno di un armadio. La donna è accusata di omicidio e occultamento di cadavere e ottenuto di essere giudicata con rito abbreviato. Il processo davanti al GUP riprenderà il prossimo 11 maggio per l'arringa difensiva. Confindustria Cosenza oggi ha festeggiato i suoi 90 anni di vita, presente anche il presidente nazionale Boccia. Confindustria Cosenza nasceva 90 anni fa, erano davvero altri tempi, si sperava in un futuro migliore che poi è arrivato e anche oggi si spera allo stesso modo, con la necessità di accelerare. 90 anni non si sentono, c'è sempre lo stesso entusiasmo, la stessa voglia di fare, siamo protagonisti di uno sviluppo della nostra provincia e della nostra regione e abbiamo raggiunto un traguardo che non appartiene soltanto agli imprenditori che hanno condiviso la nostra organizzazione, ma appartiene a tutta quanta la provincia e alla nostra regione. Sicuramente è un momento molto particolare, ma noi stiamo facendo delle proposte molto interessanti per la crescita e lo sviluppo di questo territorio, soprattutto alla luce di due cose importanti che dovrebbero partire adesso nella nostra regione, è il patto per la Calabria e il nuovo programma 2014-2020. Quello che è importante però è la questione tempo, perché la velocità di concretizzazione della programmazione è importante, perché veniamo da 10 anni di crisi che hanno veramente devastato il sistema economico e hanno fatto tanta disoccupazione. Atteso il ministro per la coesione territoriale Claudio De Vincenti, poi assente per urgenti impegni, è intervenuto però il presidente nazionale di Confindustria, che ha ribadito quanto il sud può fare per l'Italia.
è determinante, il Sud deve diventare una grande occasione per il Paese. Ricordiamo che un uso intelligente dei fondi strutturali del Sud significa non riguardare questioni che riguardano il debito e il deficit del Paese, quindi è una grande occasione per il Paese, dobbiamo sfruttarla. La questione temporale che porrà il Presidente Mazzucca oggi in Assemblea è una delle grandi questioni che vanno affrontate insieme alle questioni di merito economico. Il mondo dell'imprenditoria era presente in massa a questa vera festa dell'economia locale, alla quale non ha voluto mancare neanche la politica regionale. La Calabria non è quella di 90, né di 40, né di 15-20 anni fa. La Calabria è cambiata, naturalmente con tante difficoltà, perché rispetto al resto del paese permane un gap molto, molto, molto duro che bisogna superare. Noi ci stiamo impegnando in questa direzione. Lo spettacolo adesso, grande successo per il primo appuntamento di Comicità in Teatro, evento promosso dall'amministrazione comunale di Rende grazie alla sinergia con impresari nazionali e imprenditori locali. Sul palco del Garden, la commedia Apparenti Serpenti con Lello Rena. C'è attesa adesso per l'arrivo di Anna Maria Barbera in Arte Sconsolata, che il prossimo 2 febbraio sarà sempre a Rende con l'esilarante spettacolo teatrale. Ma voi come stai? Vediamo. Cineteatro Garden di Rende gremito per il primo appuntamento con Comicità in Teatro. Sul palco Lello Arena, che affiancato da un cast strepitoso, ha portato in scena Parenti Serpenti, commedia di Carmine Amoroso per la regia di Luciano Melchionna. Risate ed emozioni per il numeroso pubblico presente, un grande successo che dimostra come la cultura continui ad attrarre sempre più gente. Lello Arena interpreta Saverio, l'anziano capofamiglia che insieme alla moglie Trieste, interpretata da una fantastica Giorgia Trasselli, attende per Natale l'arrivo dei figli per trascorrere insieme le feste, tutti in armonia fino a quando i due anziani genitori sono autonomi. Nel momento in cui chiedono di essere accuditi, però, la situazione si complica. Saverio è stato un padre forte, presente, un ex carabiniere, ma ora è indebolito dalla demenza senile. Dalla commedia, tuttavia, non esce un giudizio negativo sui figli ingrati. Nel testo di Amoroso, infatti, non c'è giudizio morale, solo la rappresentazione feroce di quel che succede nella realtà. Una rappresentazione dunque divertente, ma al tempo stesso amara. L'esplosione finale causata dalla stufetta a gas regalata dai figli ai genitori sommerge il pubblico nel fumo e lo porta ad immergersi idealmente in una realtà dolorosamente attuale. Un messaggio forte, raccontato tra lacrime e risate. Lo sport adesso, il calcio, oggi parliamo di Serie D. Il Rende non avrebbe bisogno di regali per vincere, ma in un campionato difficile come la Serie D, ben vengano gli errori degli avversari se sono utili a sbloccare una gara complicata come quella disputata a Lorenzon con la Sarnese. Non inganni il 4-0 in favore dei biancorossi, il poker è stato piuttosto casuale, calato quando i campani avevano ormai alzato bandiera bianca. Per Trocini però un ulteriore balzo in avanti in classifica è forse il segnale che anche la sorte, dopo il voltafaccia della passata stagione, quest'anno guarda verso il campagnano. Il prossimo step è la sfida alla Cavese, stessi punti, identiche ambizioni, con la possibilità per il tecnico biancorosso di mettere in campo una formazione molto competitiva e disporre di alternative in corso d'opera che si sono dimostrate efficaci e affidabili. La solita palmese, arrembante, spesso inconcludente, che segna ma rischia troppo anche contro un avversario in perenne difficoltà come il Sersale. I gol che hanno permesso alla squadra neroverde di battere i giallorossi sono arrivati nei finali di tempo, quasi un premio al dominio costante ma sterile di una formazione che talvolta ha dato l'impressione di poter ambire a qualcosa di più che una semplice salvezza. Qualcosa di più meriterebbe anche il Roccella, che però paga a caro prezzo disattenzioni e ingenuità. Con la San Cataldese, dopo il vantaggio di Franco al termine del primo tempo, la squadra calabrese si è sciolta come neve al sole, incassando in meno di 10 minuti le reti che hanno permesso ai padroni di casa di ribaltare il risultato. La posizione in classifica non ne ha sofferto, complice la concomitante sconfitta del Castrovillari KO a Lentini. Ed è tutto, grazie per l'attenzione, buona serata.